Ciao amici, sono Diego di Tempus Fugit. Oggi sono qui per portarvi due novità di Seiko, due nuovi King Seiko, che ho la certezza divideranno completamente la community di YouTube Italia. Ma queste nuove referenze, la SJE 089 e SJE 091 in colorazione 89 per argentata col quadrante argento e 91 col quadrante nero lucido, sono due edizioni di alto livello. Hanno modificato il movimento, hanno modificato la cassa, adesso ve le descrivo. Allora, sappiamo bene che nel 2021 Seiko ha rilanciato il King Seiko, omaggiando la versione del 65, la KSK, bellissima. Erano modelli, sono modelli quelli lì da 37 mm di diametro, montavano e montano il 6R31. Che è stato un po' l'oggetto della disquisizione e della critica di questi orologi, perché tutti si sono accorti della qualità eccelsa della cassa, delle finiture, delle lavorazioni, che a detta di molti non combaciava con la qualità del movimento. Secondo me il movimento 6R31, che garantisce meno 15 più 25 secondi e 70 ore di riserva di carica, con 3 Hz di frequenza, quindi 21.600 alternanze orarie, era un movimento adeguato, era un movimento che per la fascia di prezzo ci stava assolutamente e non ho visto nessuno scandalo nell'utilizzarlo, anzi, anche perché sappiamo, come ho già fatto nel video di presentazione di questi orologi, questi sono i range massimi e la maggior parte di questi orologi, se non tutti, sono centrati più verso lo zero che verso i limiti esterni. Nel 2023 a febbraio hanno presentato un'altra versione, sempre King Seiko, con la cassa praticamente identica di proporzioni, ma leggermente più grande, da 39 mm, un'altezza di 11,9. Questa volta montavano il 6R55, sempre 21.600 alternanze ora, è un movimento che di architettura ricorda quello del 6R31. La differenza è che questo aveva la data e aveva 72 ore di riserva di carica a 3 giorni. Queste due nuove versioni hanno delle dimensioni che sono ancora migliori, sono 38,6 e 10,7 d'altezza. Ragazzi, sembrano pochissime le differenze, ma stiamo parlando di un orologio automatico che è addirittura 0,2 mm più sottile della versione originale che omaggia del 65, la KSK, che era però animato da movimento manuale, ragazzi. Quindi un automatico di questo spessore è qualcosa veramente di livello. Il movimento che anima queste due nuove versioni è il 6L35, è un movimento di Seiko che non è stato tantissimo usato dalla casa nipponica, è un movimento da 28.800 alternanze orarie, 26 gioielli. E questo ha un'accuratezza di più 15 e meno 10 secondi, quindi nettamente meglio delle versioni col 6R. Ovviamente, essendo molto snello, la riserva di carica è stata diminuita da 70 a 45 ore. La cassa è qualcosa di magnifico. Io ho visto, ho trovato delle immagini sul sito Monochrome, che vabbè, ringrazio, ovviamente non sanno neanche chi sono, ma li ringrazio. La cassa è qualcosa di eccelso, le lavorazioni sono qualcosa di eccelso. Io credo che questi orologi usciranno, è vero, a un prezzo molto alto, sono 3.400 euro, però secondo me è un orologio che si piazza alle calcagna di Grand Seiko. Secondo me è un orologio che si piazza assolutamente sopra la linea Presage e veramente vicino a King Seiko. A Gran Seiko, scusate, le casse, da quello che si vede, le anse sono state snellite parecchio. C'è sempre la classica lavorazione Zarazu con la spazzolatura, l'alternanza di lucido e satinato, appunto classico della Grammar of Design. Anche il quadrante è leggermente differente. Gli indici hanno una lavorazione, diciamo, zigrinata e intrecciata, veramente si vedono in dettaglio. Sono monoliti anch'essi applicati, ovviamente rodiati, ma sono sfaccettati più a diamante leggermente, cioè una lavorazione, ogni indice secondo me è lavorato veramente in modo maniacale. Quello ore 12 c'è sempre la lavorazione a taglio leggero. Le sfere questa volta sono diverse, sono anch'esse a diamante, non sono come quelle classiche dei King Seiko precedenti che avevano la sfaccettatura lucido satinato dei due lati, ma sono piatte, satinate, rodiate e hanno una svasatura, una satinatura sul bordo esterno, un effetto appunto diamantato. Sono sfere, secondo me, che si vede dalle macro di una qualità maniacale, cioè tutto il quadrante, anche la lucidatura della lunetta intorno al vetro, la cassa è sicuramente di lavorazione a livello top top top. Quindi secondo me il prezzo, come mi è già capitato di vedere ad esempio con le riedizioni del 62 Mass, le versioni col 6L
con l'8L, scusate, sono assolutamente di lavorazione uno step superiore rispetto a quelle normali. Io credo che sia anche questo il caso. L'unica cosa, l'unica che voglio vedere l'oggetto tra le mani, sicuramente farò di tutto per averne uno da vedere, quantomeno da portarvi sul canale come recensione, è il bracciale. È un bracciale che ricorda sempre quello dei King Seiko precedenti, quindi a 7 maglie, che secondo me è assolutamente bellissimo. Io già nel video che ho fatto precedente dei King Seiko avevo esaltato Matsumoto, il designer di Seiko, appunto, che ha fatto questi nuovi King Seiko, perché secondo me sono una esasperazione della grammar of design di Tanaka. E, niente, l'unica cosa che ho visto, e spero che abbiano lavorato anche sulle tolleranze del bracciale con la cassa, spero che ci siano proprio i lag che aderisca perfettamente il bracciale alla cassa del bracciale. Non voglio vedere neanche un micrometro su un orologio del genere. Deve essere, e spero che l'abbiano fatto, perfetto. Se non è così, ovviamente è una cosa che non è positiva, perché un orologio di questa cifra, secondo me, anche il bracciale deve essere perfetto, deve aderire in modo perfetto senza lasciare un minimo spazio tra, appunto, ansa e finale. Niente, speriamo di vederlo presto sul canale questi due pezzi. Secondo me sono assolutamente validi, anche perché si sa, con Seiko un po' di sconto si può ottenere. Un movimento assolutamente degno di nota, un design che riprende appunto le Grammar of Design di Tanaka, e veramente un orologio che sta alle calcagna di Gran Seiko, secondo me, questi due. Poi magari faranno altre colorazioni, faranno anche delle limited particolari, vedremo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un bel like. Se vi va, iscrivetevi al mio canale. Vi porto sempre novità o recensioni di ogni genere. Io vi ringrazio per la visualizzazione e vi saluto al prossimo video di Diego di Tempus Fugit. Ciao amici!